Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Ad aprile abbiamo discusso sul concetto di banale e bello, cioè di come non sempre fare le cose più incredibili e inaspettate sia la cosa migliore per la vostra quest o per la vostra campagna. Banale e bello per l'appunto. Ma abbiamo anche detto che fare qualcosa di inaspettato o fare comunque qualcosa di non banale non è un'azione intrinsecamente sbagliata, e anzi, spesso aggiungere qualche twist e rendere le cose più inaspettate potrebbe in realtà portare un grande miglioramento al materiale che state proponendo ai vostri giocatori. Per rendere però effettivamente più gradevole la quest per i vostri giocatori, non è che basta fare qualcosa che sia semplicemente inaspettato. A fare le cose a caso, fondamentalmente, sono bravi tutti. Ma pianificare per bene le cose in modo da dare ai vostri giocatori l'impressione che la quest stia andando esattamente a parare in un determinato posto, e solo a quel punto inserire un twist che sovverta le aspettative, ma che con il senno di poi sia qualcosa di perfettamente giustificato all'interno del mondo di gioco condiviso, e che anzi magari un giocatore un po' scaltro avrebbe già potuto subodorare il fatto che c'era qualcosa che non andava e che non tutto era quello che sembrava. Tecnicamente parlando, questo è il colpo di scena. Probabilmente state già dando tutti per scontato di sapere esattamente che cos'è un colpo di scena, per quanto sia un termine tecnico, in realtà fa parte del linguaggio comune. Ogni volta che succede qualcosa di inaspettato viene definito un colpo di scena. Un colpo di scena propriamente detto, però, funziona solo quando fa leva su quelli che sono gli elementi attesi, gli elementi aspettati, come preferite dirlo, all'interno del racconto o del genere di racconto che state portando al tavolo. Gli elementi aspettati sono quelle cose che è molto facile inferire o dal genere o da dove sta andando a parare la narrazione. Che nella vostra quest esista un grande signore del male e che quel signore del male quindi voglia conquistare il mondo è un elemento atteso. Che a un certo punto gli avventurieri si troveranno nella locanda è un elemento atteso. Ovviamente opere diverse possono avere elementi attesi diversi. In realtà anche questo canale ha degli elementi attesi che fanno parte della grammatica di YouTube. Per esempio, voi vi aspettate che all'inizio del video io vi saluti, o che io nel video sia sempre vestito allo stesso modo. Poi non lo so cos'altro può esserci di tipico del canale. Beh, sì, che la qualità audio del canale non. Siete contenti adesso? Se vi state domandando se tutto quel lunghissimo preambolo non fosse altro che una scusa per fare la gag del microfono nuovo, sì, ma preferisco dire che foste un esempio pratico di colpo di scena. La mia idiozia lavora su molti livelli. Tornando a noi, il colpo di scena è uno degli elementi fondamentali della costruzione di una trama ed è tecnicamente il momento all'interno di cui uno degli elementi costitutivi della trama stessa viene cambiato di significato e riproposto in una maniera inaspettata. Questa può essere proprio una parte della storia,
come potrebbe essere il significato di un determinato personaggio, elemento di world building o un qualunque altro elemento della storia. I colpi di scena fondamentalmente si basano su un presupposto, cioè che sta succedendo qualcosa all'interno di quella storia che i vostri giocatori non sanno e che quando scopriranno rimarranno sorpresi, ma che se avessero saputo all'inizio non li avrebbe sorpresi affatto. Diciamo che i personaggi arrivano all'ultima stanza del dungeon dove gli è stato detto che possono trovare la spada magica, che è l'unica arma che possa uccidere il signore del male. Ma una volta arrivati lì non c'è alcuna spada. Questo lascerà sorpresi i giocatori fino a quando, in una quest successiva, non scopriranno che il simpatico oste a cui hanno rivelato la loro missione alcune sessioni fa non è altro che un agente del Signore del Male che li ha preceduti e rubato la spada prima di loro. Fate però attenzione che un colpo di scena del genere è valido solo se è coerente e verosimile con il mondo di gioco. Nel caso specifico, l'agente del Signore del Male sarebbe potuto effettivamente arrivare da solo in fondo al dungeon? Per renderlo un buon colpo di scena, i personaggi avrebbero dovuto trovare indizi che qualcuno è passato lì prima di loro, magari alcune trappole hanno già scattate o hanno visto i resti di quello che poteva essere un combattimento con i mostri del dungeon, magari nell'ultima stanza ci sono evidenti segni che c'è stato un teletrasporto o un altro spostamento magico. Se gli eventi che portano al colpo di scena o il colpo di scena stesso non è giustificabile all'interno di quella che è la coerenza della storia del mondo di gioco, quello non è un colpo di scena, semplicemente è pessimo masteraggio. Non date neanche per scontato che sia il fatto di essere inaspettato a rendere un buon colpo di scena buono. In realtà fondamentalmente esistono due scuole di pensiero discordanti. La prima, diciamo quella più tradizionale, vuole che sia proprio l'inverosimilità o comunque il fatto che sia totalmente inaspettato a rendere un colpo di scena un buon colpo di scena. La reazione emotiva da parte dei giocatori sarà maggiore quando non avevano modo di prevedere quello che stava per succedere e anzi erano assolutamente sicuri di come sarebbe andata a finire quella scena. Fondamentalmente l'esempio che abbiamo fatto prima dei giocatori convinti che i loro personaggi recupereranno la spada in fondo al dungeon perché diciamo che questo è il cliché di questo genere di storie, ma poi arrivati in fondo al dungeon il tesoro non c'è. Al contrario, però, esiste un'altra scuola, una scuola più sperimentale, se volete, che dice che in realtà il colpo di scena, per essere più impattante, deve essere qualcosa che i giocatori sanno che sta per arrivare. Se i giocatori vengono avvertiti o comunque si rendono conto che sta per succedere un twist, ovviamente non sapendo quale sarà il twist, l'ansia che sperimenteranno nell'attesa che arrivi il colpo di scena renderà il colpo di scena più catartico e quindi avrà un impatto emotivo maggiore su di loro. Riprendendo l'esempio fatto prima, i personaggi, quando arriveranno in fondo al dungeon, troveranno effettivamente la spada magica come si aspettavano, ma il master la descriverà o comunque farà in modo che i giocatori abbiano la forte impressione che ci sia qualcosa che non vada in quella spada. Quando alla fine la brandiranno in combattimento contro il Signore del Male, questa non solo non sarà efficace, ma anzi, il Signore del Male stesso rivelerà loro che è stato lui stesso a mettere in giro la voce che quell'arma poteva sconfiggerlo, ma che in realtà quella è la sua spada che gli era stata rubata e nascosta in fondo al dungeon in cui lui non può entrare e che ha ingannato gli avventurieri in modo che gliela riportassero, rendendolo ancora più potente. In questo caso i giocatori sarebbero stati messi in allerta dal fatto che c'era qualcosa che non andava con la spada e quindi quando poi ci sarà la rivelazione di qual è il segreto della spada,
saranno ancora più emozionate allo scoprirlo. Francamente, io nel corso degli anni ho sperimentato entrambi i metodi e non posso dirvi che ne esista uno che è sempre assolutamente migliore dell'altro. Dipende in molta parte dai gruppi del tavolo, in realtà proprio dai gusti del singolo giocatore seduto al tavolo. Alcune persone preferiscono le cose in un modo, alcune le preferiscono in un altro. Quello che posso dirvi io è sperimentate e vedete cosa il vostro attuale gruppo di gioco sembra preferire. E visto l'argomento del video, probabilmente sarà quello che meno vi aspettavate. Diciamo che per questo video è tutto. Non so dirvi se effettivamente l'audio sia migliorato, in realtà sto ancora prendendo la mano con i settaggi del nuovo microfono. Anzi, scrivetemi nei commenti se effettivamente qualcosa è cambiato o se ho speso dei soldi inutilmente. E ovviamente scrivetemi anche nei commenti se utilizzate il colpo di scena nelle vostre quest, come lo utilizzate, se il vostro master è riuscito a fregarvi con un colpo di scena o se al contrario avevate già intuito tutto fin dall'inizio. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video.